cari amici, buongiorno. Oggi leggerete sui siti meteo che col 1° marzo inizia la primavera. Ma voi direte, ma come? La primavera dovrebbe iniziare intorno al 21 marzo, l'equinozio di primavera, il giorno in cui la durata del giorno è uguale a quella della notte. Sì, avete ragione, quella è però la primavera astronomica. Dal punto di vista delle vicende climatiche invece la primavera inizia il 1° marzo. Perché? Perché in marzo l'aumento della radiazione solare, l'aumento del numero di ore con luce è più rapido che un qualunque altro mese dell'anno. Di conseguenza anche la vegetazione si risveglia, mette le gemme, mette le foglie, anche gli animali che sono in letargo escono dal loro letargo. Insomma, la vita riprende dopo la stasi invernale.